Una timidezza inaspettata, una gentilezza disarmante, una semplicità sorprendente. Di Ferdinando Vito Francesco come calciatore si sa quasi tutto, soprattutto della sua nuova e freschissima avventura con la maglia del Lecce, dove si è conquistato in punta di piedi la fascia destra per correre come un furetto, così come faceva sin dai tempi delle giovanili del Milan in cui è cresciuto, con la grinta utile a portare la formazione giallorossa dove merita. Categoria magica questa che il jolly foggiano classe 88 non si azzarda nemmeno a pronunciare per scaramanzia. Il terzino destro da pugliese doc crede più di ogni cosa in quel magico rettangolo verde, in quell'erbetta che solo a calpestarla fa venire i brividi che arrivano dritti al cuore, e nel valore della famiglia a cui, scegliendo Lecce il Salento, si è avvicinato lo scorso luglio dopo aver concluso la sua esperienza con la maglia dell'Alessandria. Ci sono dei giorni particolari, o meglio delle date da calendario, che simboleggiano un momento o un ricordo importante che viene preso poi come leitmotiv della propria vita, ed è così anche per Ferdinando. Diciamo il 25 aprile che è nata la mia prima nipotina ed è stato una gioia immensa, perché insomma sono diventato zio. Come si chiama la nipotina? Chiara. Il più bel regalo che le ha fatto lo zio? Ma lo sparaghiaccio che lei voleva di Frozen, che voleva da un sacco di tempo, e in un Natale gliel'ho regalato. E l'altro è il 12 ottobre, di 3 anni dopo, quando è nata la seconda nipotina. Allora, la più tremenda è la prima, la seconda è un po' più, diciamo, coccolona, più dolce. Il 20 giugno di quest'anno che arriverà, perché sarà un giorno importante per me e per la mia ragazza, che ci sposiamo, e quindi è arrivato anche il momento. E voi vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti tramite un amico a Foggia, d'estate, e niente, poi pian piano lei veniva a trovarmi, fino a quando poi adesso vive con me da 2 anni. Una curiosità, come le hai chiesto di sposarla? Siccome lei si è laureata a marzo, gli ho detto: guarda, Valentina si chiama, questa è una penna che ti volevo regalare, e poi invece in una scatola di Mont Blanc, e invece poi era un anello, e insomma un pochettino se l'aspettava, però dai, è stato bello comunque. Ma la meraviglia è che ti ho incontrato, e se tu che mi hai dato i miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te. Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è. E poi c'è il valore simbolico ed emotivo delle foto, di un'immagine che parla o può comunicare più di inutili ed infinite parole. Sì, è un'immagine molto semplice, con un pallone e un'erba infinita che, diciamo, rappresenta la mia vita e il mio lavoro. Sì, conosco bene questi due bravissimi ragazzi, no, sono tremendi. Conosco più Amedeo, è un ragazzo che insomma anche in giro così per le strade è così come si vede in televisione, quindi sono due persone che si sono fatti da soli. Sì, è un'immagine che insomma rappresenta questi 2 anni vissuti ad Alessandria. Ho passato 2 anni bellissimi, mi hanno accolto benissimo, mi sentivo importante per questa squadra, perché come si vede nella foto dalle volte ero anche il capitano. Una vita sempre in viaggio, tra un'emozione ed un'altra, tra partite giocate al top ed altre da dimenticare, tra un assist fatto ed un pallone pericolosamente perso, ma sempre all'insegna dell'amore, di un abbraccio inaspettato o di un sorriso contagioso per quella a cui tiene. E la sua amata Francesca Mancini ne sa qualcosa, così come i tifosi del Lecce che iniziano a coccolarsi il loro baby furetto, tutto muscoli e corda. E da quando c'è stato sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te.